Presente. Cinque Notaie. Presente. Matteo Giovanni. Presente. Marrenzo. Morrone Chiara. Presente. Vizio Cardi. Presente. Lusso Giovanni. Presente. Samorale Franca. Presente. Morrone Cardi. Buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio. Avendo verificato la presenza del numero legale, possiamo iniziare la seduta di questo consiglio. Primo punto all'ordine del giorno, approvazioni verbali seduta precedente. Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale numero 46 del 29/11/2018, avente ad oggetto approvazioni verbali seduta precedente. Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale numero 47 del 29/11/2018, comunicazione del Sindaco. Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale numero 48 del 29/11/2018, avente ad oggetto comunicazione del Presidente del Consiglio. Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale numero 49 del 29/11/2018, avente ad oggetto interpellanze ed interrogazioni. Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale numero 50 del 29/11/2018, avente ad oggetto approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2017. Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale numero 51 del 29/11/2018, avente ad oggetto costituzione e convenzione dei comuni per il servizio di polizia municipale, istituzione corpo, approvazione del regolamento. Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale numero 52 del 29/11/2018, avente ad oggetto definizione e acquisizione immobili Borgata Rurale Cerrene a patrimonio comunale. Nota di protesta nei confronti del Consorzio di Bonifica di Pestumo per le azioni poste in essere. Chi è favorevole? No, ma era assente il consigliere, quindi 8 favorevoli e un astenuto. Punto 2 all'ordine del giorno, comunicazioni del sindaco. Grazie Presidente. Voglio augurare a tutti un buon Natale, un felice anno nuovo, anche se è già passato. Poi voglio portare a conoscenza della comunità che stasera alle ore 19 c'è il presepe vivente per le vie del centro storico e domani 28 dicembre dalle ore 10 si apre, c'è l'apertura straordinaria, anche se non è completata ancora i lavori della chiesa di Sant'Egidio, per fare una visita del nostro luogo sacro. E un valoroso ringraziamento va al Padre Rei che ci ha dato questa possibilità e all'Associazione Argonauta e a Auriga Cilento. E un altro valoroso ringraziamento va a Katia Tauroni che ha organizzato un poco tutto questi eventi natalizi. Grazie. L'occasione anch'io per ringraziare la consigliera Tauroni che anche se con poche risorse a disposizione è riuscita comunque a creare un nutrito calendario di eventi natalizi. Grazie. Punto 3, ordine del giorno, comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale. Ricordo solamente che la seduta di questo Consiglio Comunale è ripresa dal signor Alfonso Ferruccio dietro regolare richiesta fatta agli atti del Comune. Punto 4, ordine del giorno, interpellanze di interrogazioni. Non ce ne sono né interpellanze né interrogazioni, quindi vado avanti. Punto 5, ordine del giorno, ricognizioni ordinarie partecipate 2018, articolo 20, Decreto legislativo 175/2016.
Grazie. In relazione all'assessore al bilancio Davide Cendolo. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Soltanto una parentesi riguardo al calendario degli eventi, diciamo, natalizi. Veramente le somme che abbiamo posto in bilancio, che io diciamo poi attore principale forse di questa cosa, erano veramente irrisorie, e, però abbiamo un calendario di eventi veramente molto ben nutrito, e la maggior parte dei quali sono, secondo me, rimarcano veramente da vicino lo spirito del Natale, che è quello della socializzazione, dello stare insieme, e veramente vengono organizzati con risorse economiche pari allo zero, ma con tanta fatica per l'organizzazione, per mettere d'accordo tutti, e quindi la più grossa gratificazione poi per chi ha fatto tanta fatica sarebbe, diciamo, la partecipazione, quindi io voglio invitare tutti a partecipare. E ovviamente anche gli uffici hanno fatto la loro parte, quindi vanno doverosamente ringraziati. Per quanto riguarda invece la trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, ha come oggetto la ricognizione ordinaria delle partecipate per l'anno 2018, articolo 20 del decreto legislativo 175 del 2016. L'organo consiliare ha potere decisionale in merito all'organizzazione dei pubblici servizi e alla partecipazione a società di capitali. Ha inoltre l'onere di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette e indirette. E per quanto riguarda situazione del nostro comune, passo a leggere direttamente il deliberato. Quindi si propone di approvare tutta la narrativa iniziale che do per letta, di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal comune di Altavilla Silentina alla data del 31 dicembre 2017 come risultati dal documento A, denominato relazione tecnica dell'ufficio eseguita in ottemperanza alla revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 175 del 2016, allegato alla presente deliberazione a formare ne parte integrante e sostanziale. Di dare atto che, per le ragioni espresse sia nella relazione tecnica dell'ufficio, sia nelle premesse della presente deliberazione, le società direttamente partecipate dall'ente che resteranno nel portafoglio finanziario del Comune sono le seguenti. Ente ambito Sele, le partecipate sono queste che passo a leggere. Ente ambito Sele per una quota di partecipazione dello 0,32%. ASMEZ per una quota di partecipazione dello 0,12%, ASMENET Campania per lo 0,54%, Consorzio Bacino Salerno 2 per l'1,59%, ASIS Rete di Impianti per l'1,3%, Magna Grecia Sviluppo per il 5,62%. Di dare atto che non occorre, per quanto accertato dagli uffici competenti in applicazione della normativa e premessa citata, dar luogo a piano di razionalizzazione 2018 delle società pubbliche per partecipazioni detenute da questo ente, di procedere successivamente all'invio delle risultanze della ricognizione suddetta al MEF e alla Corte dei Conti, sezione regionale delle Campanie, nei tempi che saranno indicati, di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre i documenti per l'attuazione di quanto sopra deliberato, di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, articolo 49 del TUEL. E, inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere il procedimento entro il corrente anno 2018, poi con una successiva votazione, diciamo, renderà il
deliberato immediatamente esecutivo. Allora, passiamo ora alla votazione circa la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale esposta dall'assessore Davide Cembalo, che ad oggetto la ricognizione ordinaria delle partecipate anno 2018 ai sensi dell'articolo 20 decreto legislativo numero 175/2016. Procediamo ora con la votazione. Chi è favorevole? Unanimità, il Consiglio approva. Punto 6, ordine del giorno. Votiamo circa l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Unanimità. Punto 6, ordine del giorno. Permuta terreni di proprietà privata, località Borgo Cariglia, ex titolarità ERSAC. Relazione al consigliere Rizzo. Grazie Presidente, questa sera ci apprestiamo a portare in discussione e ad approvare una situazione che è rimasta in pendenza da una decina d'anni, nel senso che il 2007, quando il Comune di Altavilla Silentina ha fatto l'atto di acquisizione dei beni ERSAC, l'ERSAC ci ha posto una condizione, che c'erano alcune problematiche che successivamente noi Comune dovevamo risolvere con gli occupanti, e questa è una di quelle, nel senso che l'ERSAC 60 anni fa ha disegnato una strada su mappa che poi non ha realizzato, ma ha realizzato su un altro pezzo di terra, nel senso che era distante circa 40 metri dalla strada sulla mappa. Perciò noi con questo atto oggi non andiamo a fare altro che una traslazione. La strada che non è mai esistita la andiamo a dare a chi effettivamente la tiene in occupazione, e ci andiamo a prendere il terreno di questi soggetti, che è la vera strada dove noi del Comune abbiamo già fatto delle opere di urbanizzazione, quale fognature, quale pubblica illuminazione. Quindi questo errore, che non è nostro, lo voglio chiarire a chiare lettere, ma è stato fatto dall'ente di sviluppo in Campania tanti anni fa, e noi con questo deliberato non facciamo altro che ridefinire quella che è la vera realtà della strada. Se volete vi posso passare a leggere il deliberato, dove sono riportate sia le particelle e sia tutta la storia che c'è, perché questa è una storia che è iniziata tanti anni fa, però piano 50-60 anni fa, anni 60, vabbè sì, però 60 hanno fatto quella strada, ma quella strada non è stata mai fatta, Antonio, mai, perché io che sono il vecchio, diciamo, della zona, non me la ricordo mai, me la ricordo sempre quella che è adesso, l'attuale. Perciò il piano di poi noi abbiamo fatto delle non è stata attuata, l'hanno messa su mappa, ma non è stata fatta, tant'è vero che poi quando noi abbiamo fatto l'atto, mi ricordo queste parole del dottor Limone, che allora commissario dell'ERSAC, disse: vi dovete prendere tutto, terreni, immobili e problemi, e questo è uno dei problemi, se no l'atto non lo facciamo. Noi onestamente come Comune, un atto a costo zero, abbiamo avuto tanti immobili, tante strade, tanti pezzi di terra, ci siamo presi tutti, e poi piano piano andiamo a risolvere le problematiche.
dato che c'è stata una richiesta di un nostro concittadino a voler risolvere questa problematica, ci siamo subito adoperati per andare a fare questa deliberato con una doverosa perizia da parte dell'ingegnere Fusco, che è andato a quantificare il valore di questa permuta. Passo a leggervi quello che è il deliberato. Ci metti il letto, purtroppo la gioventù. Allora, sebbene la strada statale fosse identificata sulla mappa catastale con la particella 152, foglio 17, attualità aventi il numero 809, 810, 811, 812, 825 e 826, la stessa non veniva realizzata, ma tracciata su proprietà privata in direzione parallela a quella indicata, che come da verbale del 27-2005, posto in essere fra l'ERSAC e il Comune di Altavilla Silentina, avendo oggetto verbale di consegna opere realizzate dall'ERSAC al Comune di Altavilla Silentina, riguardanti i beni da trasferire a titolo gratuito, giusto di liberazione ERSAC, articolo 11, comma 4 della legge 386 del 76, l'amministrazione comunale, ecco questa è la frase che il 2005 da me sottoscritta assieme ai funzionari e all'ingegnere Fuschi, funzionario dell'ESAC, c'era l'amministrazione comunale destinataria accetta nello stato di fatti di diritto la predetta particella 152 e si impegna a chiarire con gli attuali occupanti la titolarità del cespite. Loro ci avevano già nel 2005, prima dell'atto, data questa problematica. Noi giustamente ce la siamo presa perché andava risolta. Che per rettificare le predette erronee risultanze, nota allegata alla lettera inviata a questo ente il 24/3/2009, protocollo 5366 a firma dell'avvocato di Lucia e nota del dirigente dell'ERSAC, protocollo interno 75 del 19/1/2005, l'ERSA autorizzava il tecnico di fiducia di uno dei proprietari dei beni interessati ed ivi ubicati al fine delle discordanze tra lo stato dei luoghi e la mappa catastale a dar luogo alla redazione e presentazione in catasto degli atti di aggiornamento interessati i tipi di mappale sugli immobili sopra descritti. Ritenuto che dalla volontà espressa dagli organi dell'ERSAC, anche con la citata nota, questa è un'ulteriore nota che mette in risalto l'errore, deve essere perseguitata da questo ente per il subentro nella titolarità della proprietà del bene come trasferito con logito numero repertorio 04 del 1/8/2007 a mezzo del segretario comunale regolarmente registrato e trascritto presso gli uffici competenti. Vista la nota datata 17/11/2014, pervenuta al protocollo comunale numero 10.374 del signor Longo Mario, nato a Battipaglia il 5/10/34, con la quale chiede di concordare la permuta dei terreni di proprietà, particella numero 15/57, con i terreni di proprietà del comune, particella numero 8/26, già posseduti con i germani Stelle e Zara. Premesso che con atto pubblico del 16/7/2007, repertorio 04, avvocato dal segretario comunale pro tempore, registrato il 1/8/2007 al numero 1759/51/N, nonché trascritto alla competente conservatoria dei registri immobiliari, si trasferivano a titolo gratuito al patrimonio dell'ente gli immobili ex ERSAC, ai sensi dell'articolo 11, quarto comma della legge 386 e delle deliberazioni ERSAC 6856/96 e 8465/04, che con detto atto venivano trasferiti tutti i beni elencati in un precedente verbale di consegna provvisorio allegato all'atto, nel quale in ordine alla particella 152 veniva riportato testualmente, si precisa che la particella 152, la titolarità giuridica appartiene all'ERSAC, a seguito di frazionamenti non autorizzati, risulta catastralmente individuato con le seguenti particelle: 809 in ditta Guidoni Maria Carmine, Frunzo Sofia, Frunzo Cosima, numero 810 in ditta Frunzo Antonio e Taurone Cosima, numero 811 in ditta Frunzo Giuseppe, numero 812 in ditta Frunzo Angelo e Cavallo Rosa, e la 825 in ditta Frunzo Giuseppe.
nonché la 826 in ditta ente di sviluppo in Campania. Prosegue poi, cioè precisato, le parti convengono che l'amministrazione comunale destinataria accetta nello stato di fatto il diritto alla particella 152 e si impegna a chiedere con gli attuali occupanti la titolarità del cespite. All'articolo 4, i diritti e l'obbligo dell'atto di trasferimento, si stabiliva che con la sottoscrizione dello stesso l'amministrazione acquirente conseguiva la titolarità piena degli immobili nello stato di fatto e di diritto ed assumeva in conseguenza ogni obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, nonché ogni responsabilità verso terzi connessi alla loro utilizzazione. Che l'amministrazione comunale inoltre si obbliga a non modificare la destinazione di uso pubblico dei cespiti, costituendo presupposto e requisito di applicabilità del regime gratuito della legge dell'articolo del quarto comma della legge 386, qui c'è un errore, dottoressa, bisogna cancellare, hanno fatto 1386, quindi la legge 386 del 76, al loro trasferimento e a provvedere altresì agli adempimenti formali del decreto legge 285-92 del codice della strada e il DPR 495, regolamento di esecuzione e di attuazione, le loro successive modificazioni pongono a carico degli enti proprietari. Vista la perizia di stima, redatta il 19-10-2018, allegata alla presente, redatta dall'ingegnere Fusco, responsabile del settore 2, servizio territorio, ove nelle aree oggetto della perma è stato attribuito un valore di 38.619,20 per le aree di proprietà del Comune di Altavilla Silentina ed un valore di 31.783,60 per le aree di proprietà all'ombra e quindi con un plusvalore di 6.907,60 a favore della proprietà comunale. Preso atto che nella perizia di stima veniva trattata e valutata per completezza anche la permuta dei terreni dei proprietari Re di Frunzo, Cosimo, particella 804 con i terreni di proprietà del Comune, la particella 825, 812, 811, 810 e parte della 809 già posseduta dagli eredi Frunzo, infatti veniva attribuito un valore di 8.195,00 per le aree di proprietà del Comune di Altavilla Silentina ed un valore di 5.329,50 per le aree di proprietà eredi Frunzo. E quindi con un plusvalore di 2.865,50 a favore della proprietà comunale. Considerato che l'articolo 4, all'atto del trasferimento che obbligava l'amministrazione destinataria dei beni a non modificare la destinazione d'uso dei cespiti, è richiamata la nota protocollo 10 del 10-1-2005 a firma del commissario straordinario e legale rappresentante del Versac, con il quale si è autorizzato il trasferimento riconoscendo implicitamente la necessità di una permuta con trasferimento della destinazione d'uso pubblico del bene pubblico su altro bene di proprietà privata da acquisire al patrimonio comunale, si invierà poi copia del presente deliberato per eventuali osservazioni alla Regione Campania, settore patrimonio, al quale ente destinatario di tutti i beni residuali. Ritenuto di acconsentire alla permuta il terreno comunale, metri 904, strade censite in catasto al foglio 17, mappale 826, terreni di proprietà del signor Longomane, oggi Longo Concetta, di complessivi 878, censiti al foglio 17, mappale 1557, B, terreno comunale di metri 1490, strade censite in catasto al foglio 17, particella 809, 810, 811, 812, 825, e i terreni di proprietà del signor Frunzo Cosimo eredi di complessivi metri 969 censiti al foglio 17 mappato 804. Visti gli articoli 1552 e 1554 del codice civile, visto l'articolo 42 del decreto legge 267 del 2000, propone di deliberare di permutare ai sensi del 15 dell'articolo 1552 del codice civile A. Il terreno comunale di 904 metri, censito in catasto a foglio 17, mappale 826, i terreni di proprietà di Longomare, oggi Longo Concetti, di complessivo metri quadrati 878, censiti a foglio 17, mappale 1557. B. Il terreno di metri quadrati 1490, censito al catasto terreno al foglio 17, 809, 810, 811, 812, 825 e i terreni di proprietà del signor Frunzo Cosimo eredi di complessivi 969.
di approvare, noi allegato c'è anche lo schema adatto di permuta allegata alla presente decretazione, di approvare la perizia di stima allegata alla presente redatta dall'ingegnere Fusco, responsabile del settore 2 servizio territorio, per quale veniva attribuito un plus valore di €9.773,10 a favore della proprietà comunale, di istituire apposito capitolo di bilancio su cui imputare le somme incassate derivate dalle plusvalenze in ordine al calcolo di cui alla perizia di stima quantificata in 9.773, di trasmettere copia del presente deliberato alla Regione Campania, settore patrimonio, per eventuali osservazioni in merito, di autorizzare, trascorsi 60 giorni dall'invio del presente deliberato alla Regione Campania, il responsabile del settore 2 servizi territoriali a sottoscrivere in nome e per conto dell'interesse del comune di Altavilla l'atto di permuta che verrà erogato dal segretario comunale con spese a carico. Questo è il corpo della delibera di consiglio comunale. Come avete capito, questa permuta riguarda, diciamo, due famiglie, i Frunzo e tutti gli eredi e i Longo, i quali hanno fatto già istanza, e parliamo di Longo, per poter sistemare la cosa, e una volta fatta la permuta avremo anche come comune un plus valore su questa permuta di quasi 10.000 euro da incassare nelle casse del comune di Altavilla Silentina. Personalmente ritengo che è un'azione che va fatta per sistemare una cosa che non è mai esistita, è una strada che non è mai esistita. L'ERSAC ce l'ha data, ci ha dato il problema e noi con questo atto non andiamo a fare altro che a sistemare definitivamente questa strada inesistente. Perciò grazie, se avete domande sono qua. Possiamo quindi, dopo aver ascoltato la relazione del signor Rizzo, del consigliere Rizzo, circa il punto 6 dell'ordine del giorno che ha per oggetto la permuta di terreni di proprietà privata in località Borgo del Carile, così titolarità ERSAC, se non ci sono domande o osservazioni passiamo alla votazione. Votiamo. Chi è favorevole? Unanimità. Il consiglio approva. Vediamo se c'è immediata. Votiamo per la immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Unanimità. Passiamo ora ad esaminare il punto 7, ordine del giorno, determinazione oneri di urbanizzazione e costo di costruzione ai sensi del testo unico dell'edilizia di PR 380 del 2001, relazione all'assessore Dario De Cimbero. Grazie Presidente. Con questa delibera noi andiamo a variare le modalità di corresponsione degli oneri da parte di chi appunto privato ditta costruisce verso il comune di Altavilla Silentina. Quindi con questa delibera si propone di stabilire i criteri per la rateizzazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del DPR 389 del 2001, così come segue. La rateizzazione verrà concessa previa richiesta scritta, debitamente motivata e documentata dal richiedente, da cui si evinca lo stato di sofferenza dell'impresa o comunque dell'interessato ad affrontare i pagamenti in unica soluzione, da presentarsi entro il termine di scadenza del pagamento.
La rateizzazione concessa degli importi relativi alle pratiche ai sensi del DPR 380 del 2001 sarà applicata secondo le seguenti modalità. Oneri relativi al costo di urbanizzazione. Gli oneri di urbanizzazione vanno corrisposti prima del rilascio del permesso di costruire, qualora vi sia formale richiesta di rateizzazione nella misura del 50% dell'importo calcolato, così come determinato dagli uffici, e il restante 50% entro un anno dalla data del predetto rilascio. I versamenti dovranno essere effettuati su bollettino di conto corrente postale numero 18947846, intestato al Comune di Altavilla Silentina, servizio di tesoreria, oppure con bonifico bancario all'IBAN, qui non è riportato sulla delibera, verrà indicato, diciamo, dovremmo leggerlo, Presidente? L'IBAN non è indicato qui sulla delibera, comunque l'IBAN è dell'ente che appunto sarà dato quello che ti rilevano. Sì. Per la somma relativa alla quota di rateizzazione si dovrà prestare idonea garanzia prescritta dalla legge, ossia fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da compagnia assicurativa o istituto bancario con garanzia a prima richiesta o garanzia a semplice richiesta o garanzia automatica, valida al termine del periodo di rateizzazione ai fini della determinazione dell'importo della polizza da produrre a garanzia. D. La parte del contributo non versata al momento del ritiro del permesso di costruire o titolo abilitativo dovrà essere maggiorata del 40%, articolo 42 del DPR 380-2001, a titolo di eventuali sanzioni amministrative nel caso di mancato ritardato pagamento e degli interessi legali calcolati per il lasso di tempo per il quale perdura la rateizzazione al tasso corrente al momento della attivazione della procedura di rateizzazione. Oneri relativi al costo di costruzione. A. Il pagamento del contributo di costruzione deve essere versato al Comune in due rate, come segue. 50% al momento del deposito in Comune della comunicazione dell'inizio dei lavori. 50% entro un anno dal deposito della comunicazione di inizio lavori in Comune e in ogni caso non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. I versamenti possono essere effettuati sul bollettino di conto corrente postale numero 18947846 intestato al Comune di Altavilla Silentina, servizio di tesoreria, oppure con bonifico bancario all'IBAN dell'ente. Per la somma relativa alla quota di rateizzare si dovrà prestare idonea garanzia prescritta dalla legge, quindi fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da compagnia assicurativa o istituto bancario con garanzia a prima richiesta o garanzia a semplice richiesta o garanzia automatica valida al termine del periodo di rateizzazione ai fini della determinazione dell'importo della polizza da produrre a garanzia. La parte del contributo non versata al momento del ritiro del permesso di costruire o titolo abilitativo dovrà essere maggiorata del 40% secondo l'articolo 42 del DPR 380-2001 a titolo di eventuali sanzioni amministrative nel caso di mancato o ritardato pagamento e maggiorata degli interessi legali calcolati per il lasso di tempo per il quale perdura la rateizzazione al tasso corrente al momento dell'attivazione della procedura di rateizzazione. Revocare la delibera di Consiglio Comunale 137 del 16 ottobre 1983 con la quale venivano stabiliti il pagamento e le modalità di pagamento degli oneri relativi al costo di costruzione così come stabilito dalla legge 10 del 1977, 3. Di stabilire che il mancato versamento delle somme alla scadenza così precisata darà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui è l'articolo 42 del DPR 380 del 2001 che prevedevano appunto una maggiorazione del 40%. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera C del comma 2 del citato articolo 42, il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito mediante iscrizione al ruolo in un'unica soluzione ai sensi dell'articolo
69 del DPR 28/1/1988 numero 43. L'eventuale trasferimento del titolo ad altri soggetti è subordinato all'assunzione della fideiussione a carico del nuovo obbligato principale. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie per i titoli abilitativi in sanatoria avviene in unica soluzione, in quanto l'articolo 41 della legge 47 del 1985, non abrogato dall'articolo 136 del testo unico dell'edilizia, prevede che la prova dell'integrale adempimento delle sanzioni pecuniarie sia necessaria per la commerciabilità dei beni e, al secondo comma, dispone che il pagamento delle sanzioni pecuniarie produce gli effetti di cui al penultimo comma dell'articolo 35, cioè l'opera è sanata e può conseguire il certificato di agibilità. Di stabilire che il presente atto si applica ai titoli abilitativi da rilasciare. Chi è favorevole? Unanimità. Votiamo anche per la immediata. Passiamo ora a votare circa l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Unanimità. Punto 8 all'ordine del giorno. Cessione gratuita al patrimonio comunale di area privata in località Genzano. Faccio una precisazione, c'è stato un errore di stampa, però nell'ordine del giorno, dove appunto al punto 8 era stato riportato che riguardava questa cessione gratuita di una proprietà privata località Gando. In realtà è località Genzano, come risulta da ordine del giorno integrato, aggiuntivo integrato che avete ricevuto. Chi è in relazione? Il consigliere Giovanni Russo, prego. Grazie Presidente. Prima di leggere il deliberato voglio anch'io fare gli auguri per un nuovo anno 2019 ai cittadini altavillesi, che sia un nuovo anno pieno di soddisfazioni e salute. Per quanto riguarda questa cessione, come appunto diceva il Presidente, è stato fatto un ordine aggiuntivo perché la cessione gratuita di un'altra strada l'avevamo già deliberata precedentemente. Sono due strade che sono in un certo qual modo vicino
e per darvi un orientamento parliamo di questa strada, di una strada che si trova quasi di fronte al supermercato La Ruota e va verso giù, verso Fausto Amoroso. Passo a leggere il deliberato. Premesso che con nota protocollo di questo ente numero 5648 del 26/06/2018 alcuni cittadini di Altavilla Silentina, precisamente i signori Cembalo Silvana, nata Altavilla Silentina il 15/02/55, Cembalo Domenico, nato Altavilla il 7/06/59 e Cembalo Rosetta, nata ad Altavilla Silentina il 15/05/57. Frontisti e proprietari di un tratto di strada incontrata a Genzano, del territorio comunale costituita dal 1959, hanno espresso la volontà di cedere al patrimonio immobiliare del comune di Altavilla Silentina l'area occupata dalla predetta strada identificata catastralmente con contraddistinte come segue: foglio 33, particelle 339, 899, 402, 404, 708, 400, 428 e 399 per una superficie complessiva di metri quadri 460 circa. Considerato che la strada citata è di fatto da tempo immemore a servizio di numerose unità residenziali nel tempo edificate e che si attestano ora sulla stessa, pur se catastralmente e attualmente in proprietà privata, accertato che i suddetti terreni sono di fatto e a tutti gli effetti adibiti ad uso stradale pubblico e che detta destinazione è tuttora in atto e permane ininterrottamente da almeno 20 anni, né i soggetti proprietari hanno mai interposto opposizione al libero, pacifico ed ininterrotto possesso a scopi di transito, che per tali aree nel corso degli anni il Comune ha curato l'uso pubblico mediante l'inclusione della toponomastica del Comune, l'attribuzione dei numeri civici ed edifici ivi insediati. Considerato che è interesse di questa amministrazione comunale, operando nel suddetto ambito, di procedere all'accorpamento delle aree private che per le parti che costituiscono porzioni del tratto di strada denominato Genzano per un tratto di circa 215 metri, al fine di regolarizzare ed acquisire al demanio stradale quelle aree di sedime della strada. Ritenuto opportuno acquisire il suddetto tratto di strada sul quale sono stati eseguiti interventi di ripristino, così come autorizzato dai proprietari allo scopo di normalizzare la situazione in essere al demanio stradale comunale del tratto sopracitato, in considerazione del fatto che ciò permetterà al Comune la regolarizzazione dell'attuale assetto proprietario dei terreni, di fatti da tempo adibito ad uso pubblico, rendendo lo stato giuridico di tali beni corrispondenti alla situazione in essere, di superare definitivamente la situazione di incertezza circa la vigilanza, la pulizia e la manutenzione della stessa strada, visto il testo unico degli enti sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 10 agosto 2000 numero 267, visto l'articolo 2 del decreto legislativo 3492 numero 285 nuovo codice della strada e vista la legge 23 dicembre 98 numero 448, propone di deliberare e di accettare la cessione gratuita al patrimonio immobiliare del Comune di Altavilla Silentina delle aree private di cui al punto 2 del presente deliberato per le parti costituenti da anni sede viaria ed uso pubblico in località Genzano del territorio comunale, da parte degli attuali proprietari che hanno espresso nella nota menzionata in premessa formale disponibilità di accorpare al demanio stradale comunale, ai sensi dell'articolo 31,21 della legge 23/12/98 numero 448, le aree private soggette ad uso pubblico costituenti porzioni della sede stradale in località Genzano di Altavilla Silentina, acquisendole dai relativi proprietari come in premessa indicata, catastralmente contraddistingue come segue foglio di cui prima ho detto, per una superficie complessiva di circa metri quadri 460, di incaricare i responsabili del settore 2
servizio al territorio di questo ente e di ogni altro atto necessario al perfezionamento dell'acquisizione in oggetto e l'ufficio segreteria dell'incombenza della registrazione e trascrizione del provvedimento di accorpamento. Di dare atto che ai sensi del comma 22 del citato articolo 31 della legge 448-98 la registrazione e trascrizione del provvedimento di accorpamento avverranno a titolo gratuito. Di precisare che una volta espletata la formalità prevista, la porzione di sedime stradale del tratto di via suddetto sopra individuate diventeranno demanio stradale comunale. Di rendere il deliberato per l'urgenza immediatamente eseguibile. Grazie Presidente. Ah, grazie consigliere Russo. Se non ci sono osservazioni, domande. Passiamo allora alla votazione circa il punto 8 dell'ordine del giorno che ha appunto ad oggetto la cessione gratuita al patrimonio comunale di aree private e locali da Genzano. Chi è favorevole? Unanimità. Votiamo sempre. Sì. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Unanimità. Avendo esaurito tutti i punti previsti dall'ordine del giorno, alle ore 17:10 del giorno 27 dicembre 2018 dichiaro conclusa questa seduta di Consiglio Comunale. Buonasera a tutti e colgo l'occasione per fare ad ognuno di voi, alle vostre famiglie e tutti i cittadini altavillesi l'augurio di un prospero anno nuovo e auguro ogni bene a tutti. Buonasera.